Io penso che in questo convegno siano stati portati dei contributi fondamentali. Io sono un oncologo, ematologo, e ho assistito a questi due giorni con grande interesse. Mi ha colpito moltissimo come nel mondo vi siano delle incidenze di traumi che sono totalmente diverse tra di loro, per esempio che nell'America Latina vi siano le, i traumi siano maggiormente costituiti da lesioni dovute a conflitti interpersonali, mi ha colpito molto. In generale io ho riportato questa impressione, l'impressione è che tutti questi medici che si occupano di traumi cerchino di raggiungere uno standard di trattamento. Tutti sanno che l'inizio della storia è molto importante ed è per questo che si cerca di armonizzare gli interventi in modo da rendere molto più, più facile il trasloco dell'ospedale dalla scena delle incidenze alla, alla sede di trattamento che è l'ospedale, che è il centro di rianimazione e così via. Un altro punto molto importante che è stato discusso sono i registri. Si vuole praticamente raccogliere dati in modo da capire quali sono i fattori che possono influenzare sia in termine positivo che in termine negativo. Pertanto, in conclusione, anche da un non esperto, ma da medico. Io vi posso dire che questo meeting è stato di altissimo livello e molto utile anche per i decisori della sanità in questo, in questo ambito.